Adesso è il momento di approfondire gli argomenti che ci avete sottoposto in chat, quindi vado a leggerli in ordine cronologico. Allora, la prima domanda è: possono partecipare ai centri di formazione professionale? Allora, come abbiamo già anticipato, possono presentare all'interno del bando come istituti capofila o istituti partner, appunto istituti di istruzione superiore, istituti tecnici ad indirizzo tecnologico. Possono partecipare anche altri soggetti, quindi in questo caso eventualmente anche centri di formazione professionale, sotto la categoria di sponsor tecnici. Questa domanda è legata un po' a quello che adesso stavi dicendo, Camilla. Al bando possono partecipare esclusivamente istituti tecnici come capofila o partner? Enti no profit attivi nel settore dell'innovazione digitale non possono essere partner o solo fornitori di servizi, consulenza, organizzazione di corsi e laboratori? Possono essere partner solamente, appunto, come è stato detto, gli istituti che hanno le medesime caratteristiche dei capofila. Ovviamente altri, diciamo, organizzazioni, istituti, quant'altro, abbiamo elencato diverse categorie dove possono essere inseriti anche a seconda, diciamo, del loro ruolo e del contributo che possono dare. Quindi se sono dei fornitori potranno essere inseriti a seconda, insomma, della loro della tipologia di bene che possono fornire all'interno della categoria, diciamo, che riguarda le attrezzature, piuttosto che delle prestazioni di terzi, piuttosto che degli sponsor tecnici. Qui, diciamo, dipende un po' dalle peculiarità e dalle caratteristiche di ciascun progetto, dalla fisionomia che l'istituto, diciamo, vuole dare al progetto. Esatto, poi c'è una domanda, qui hai risposto all'inizio dell'intervento, ma lo ripetiamo, ovvero quando verrà pubblicato il bando? Allora, il bando, appunto, è già pubblicato ed è già visibile sul sito internet di Fondazione Cariplo, fondazionecariplo.it, alla sezione contributi. Comunque, entrando anche all'interno del sito di Progetto Sì, che è progettosi.eu, e all'interno del sito di Fondazione Bracco, potrete anche qui scaricare o essere reindirizzati alla pagina dove trovate il testo del bando con il rispettivo allegato e poi tutta la modulistica a corredo. Poi ci sono un po' di domande che chiedono, appunto, se sarà possibile avere i materiali di questo incontro, facendo anche riferimento alle slide. Sarà possibile avere sia la registrazione dell'incontro di oggi, a partire da domani, e anche le slide che abbiamo proiettato oggi, sempre, diciamo, entrando nei siti e nei canali che vi ho appena illustrato. Quindi i siti istituzionali di Fondazione Cariplo, di Fondazione Bracco e il sito di Progetto Sì. Esatto, e poi se leggete nella chat, Fondazione Cariplo ha rilasciato anche il link per rivedere l'evento on demand, che è lo stesso della diretta, quindi lo trovate anche nella chat. Le fondazioni possono partecipare in quale veste? Capofila, partner, grazie mille. Allora, come abbiamo detto, insomma, i soggetti ammissibili sia in qualità di capofila che di partner sono istituti tecnici che abbiano almeno uno dei settori tecnologici, dei nuovi settori tecnologici che vi abbiamo mostrato questa mattina. Tutto il resto della compagine di enti, fondazioni, organizzazioni, quant'altro, che possono essere utili per il progetto, anche in questo caso non mi sento di dire dove possono essere collocati, lo dovranno essere, diciamo, in base alle caratteristiche peculiari del progetto. In ogni caso, appunto, è comunque, insomma, possibile contattarci per cercare di capire al meglio come questa compagine possa essere raffigurata.
Poi un'altra domanda a cui avete già risposto, ma ripetiamo pure, sembra di capire che la linea 2 Bracco sia un'opzione in più oltre che alla linea 1, un'alternativa, è giusto? È giusto, sì. È giusto. Cioè chi partecipa e aderisce alla linea 1 ha la possibilità anche di aderire alla linea 2. E speriamo che siano in tanti. Esatto, infatti una domanda che è arrivata proprio adesso chiede se un istituto può partecipare a entrambe le linee. Assolutamente è, sì. È il nostro auspicio. Anche perché diciamo che poi con la linea 2 sia proprio una, come dire, indirizzata specificatamente per gli studenti e le studentesse, quindi chi vuole coinvolgere in modo attivo e diretto proprio la classe o le classi che saranno coinvolte, crediamo che questa sia non solo per sperimentare le tecnologie digitali, ma anche proprio per fare esperienza di quei bei valori che ha raccontato prima la professoressa Galeazzo. Quindi insomma auspichiamo che i docenti possano coinvolgere i loro studenti anche in questa linea. Può essere un partner un ITS? Possono essere partner solamente istituti tecnici al settore tecnologico, o statali o paritari. Perfetto. Come partecipa all'iniziativa il sistema formativo delle imprese? Il sistema formativo delle imprese è un po', diciamo che è un'accezione un po' ampia, bisognerebbe capire nello specifico di che tipo di, diciamo, di situazione particolare si tratta, e qui appunto ci possono essere le diverse diciamo, categorie con le proprie peculiarità a seconda di quello che può essere il proprio contributo. Ricordo che insomma nella categoria sponsor tecnici tutte quelle organizzazioni che vengono inserite non possono essere, insomma, possono apportare ovviamente contributo all'interno del progetto, perché questo è un elemento di valutazione, ma non rientrano all'interno del piano economico. Invece tutti quegli altri soggetti che vengono ovviamente inseriti all'interno, diciamo, della voce prestazioni professionali di terzi, piuttosto che all'interno della voce dell'acquisto di arredi e attrezzature, tutta quella parte lì rientra all'interno del contributo che viene richiesto nell'ambito del bando. La prossima domanda, che è legata a questa, quindi in pratica un ente terzo non può essere partner e ricevere quote di contributo, ma potrebbe per esempio fare consulenza per la progettazione nel caso in cui l'istituto scolastico ne facesse richiesta o offrire altri servizi. Se per ente terzo si intende diciamo un'organizzazione che non è un istituto tecnico, questa ovviamente ne è facoltà poterlo inserire all'interno delle consulenze nelle prestazioni professionali di terzi. Certo, ovviamente poi dipende dal servizio che viene reso. Segnalo anche il fatto che siccome Fondazione Cariplo che erogherà direttamente un corso di formazione per docenti, all'interno di questa categoria verrà valutato molto bene se ci sono delle eventuali sovrapposizioni con questi corsi di formazione. Poi in un'altra domanda segnalano che in allegato al bando non c'è l'allegato quaderno del prof Vivanet. Mi sembra di non aver visto nemmeno un eventuale link, però appunto prima Camilla ci ha fatto vedere. Se entrate all'interno della pagina istituzionale di Fondazione Cariplo, non è un allegato, nel senso che cliccando sul testo del bando trovate solamente il testo, non è un documento unico, ma a fianco c'è un'altra icona con l'allegato quaderno, quindi è scaricabile da lì.
Un'altra domanda è sempre sugli ITS, di partecipare come partner a più progetti presentati da diversi istituti scolastici, però abbiamo risposto prima a questa domanda. Poi vi segnalo anche che Fondazione Politecnico di Milano vi ha messo nella chat il link per scaricare tutto il materiale completo e che eventualmente avete la possibilità anche di contattare la dottoressa Daniela Monaco di Fondazione Politecnico di Milano per, come supporto agli istituti che volessero partecipare a questo bando. Un'altra domanda invece riguarda i vincitori, quindi quanti vincitori e quali premi per i vincitori della linea 2 di Fondazione Bracco? Allora, sono 3 i premi a disposizione e quindi saranno 3 i vincitori. I premi che avranno un valore, diciamo, complessivo, ogni premio avrà un valore in euro di 5.000 euro, ma sarà concretizzato in strumenti tecnologici per di pari valore. Era questa, no, la domanda? Sì. Per quanto riguarda invece la, diciamo, la linea 1, in questo caso non c'è ovviamente un numero definito di contributi che verranno assegnati. Fondazione Cariplo eroga i contributi, diciamo, fino a conclusione delle risorse disponibili, quindi ovviamente dipenderà da il numero, la tipologia di progetti e ovviamente dall'esito della valutazione di ammissibilità formale e di merito. Poi ci scrive anche il presidente del Rotary Club Milano Metropolis Passport, che chiede il contatto della dottoressa Patrizia Galeazzo di Fondazione Bracco. Io qui vi segnalo che Fondazione Politecnico di Milano nella chat ha scritto tutti i contatti dei riferimenti per Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e Fondazione Bracco, quindi trovate l'email di Patrizia Galeazzo nella chat, però adesso appunto la state anche vedendo sulla slide conclusiva dell'intervento di Camilla e Patrizia. Poi una domanda di eleggibilità di istituti, ci chiedono se possono partecipare gli istituti tecnici AFM, sistemi informativi aziendali con informatica materia di indirizzo. Ma se rientrano all'interno, diciamo, delle caratteristiche che sono inserite all'interno del bando, sono degli enti eleggibili. Se poi ovviamente ci sono, diciamo, degli approfondimenti specifici da fare, noi siamo a disposizione. Un'altra domanda, un istituto può partecipare a entrambe le linee? Abbiamo già risposto che auspichiamo la partecipazione, più partecipazione possibile a entrambe le linee. Certo. Poi appunto un'altra domanda, come fare per contattarvi direttamente per avere delucidazioni in fase di progettazione? I contatti, tutte le email e i contatti telefonici che vi abbiamo lasciato sia nella chat e sia nella slide conclusiva riassumono tutti i contatti e tutte le persone che potete contattare per avere supporto. Certo. Un istituto tecnico e professionale che ha più indirizzi può partecipare con più progetti per ogni indirizzo? Per quanto riguarda la linea 1 non ci sono limiti al numero di progetti che uno stesso istituto può candidare. All'interno, tra l'altro, di ciascun progetto è anche possibile diciamo, presentare una domanda inserendo più indirizzi di studio, quindi ad esempio se un istituto vuole fare un intervento che preveda
diciamo, la collaborazione di più indirizzi è una cosa prevista. Rispetto appunto alle candidature con più progetti, vi chiediamo, per poter darvi migliori istruzioni rispetto alla compilazione dell'anagrafica, qualora insomma abbiate questa idea in mente, di contattarci preventivamente. Un'altra domanda di indirizzo, sempre l'indirizzo sia sistemi informativi aziendali, di amministrazione, finanza e marketing, può partecipare? Allora, se è un istituto che un istituto tecnico che rientra non nel settore tecnologico ma nel settore economico, il settore economico non è incluso tra gli enti beneficiari di questo bando. Se invece rientra all'interno diciamo dell'indirizzo informatico del settore tecnologico, come previsto da bando, è possibile. La frase "la formazione obbligatoria" può essere meglio spiegata? Grazie. Immagino riguardi il corso di formazione che faremo, in modo diciamo che daremo propedeuticamente alla realizzazione dei progetti. Obbligatoria significa che nel momento in cui un progetto viene meritevole di contributo e quindi verrà erogato il finanziamento, la partecipazione a questo corso di formazione che Fondazione Cariplo mette a disposizione è obbligatoria per i docenti che diciamo non solo sono strettamente legati al progetto, ma potranno eventualmente anche essere coinvolti più docenti sempre dello stesso istituto. L'ultima domanda che leggo qui sulla chat, quindi se avete altre domande scrivetele. Partecipare alla linea 1 per acquisire anche nuove dotazioni digitali può integrarsi in un progetto più ampio a cui contribuisce l'istituto stesso? Non. Allora, il nostro contributo è un contributo che dal punto di vista economico copre il 100% dei costi che voi andate ad indicare. Se invece la domanda si riferisce a un contesto proprio di intervento più ampio, questo è assolutamente possibile. Nel senso che bisognerà spiegare all'interno del progetto che il nostro contributo rientra all'interno di una linea di intervento dell'istituto, fatta magari, non lo so, nello stesso ambito, dove appunto questo progetto può dare un contributo ulteriore. Grazie mille. Non sembra che ci siano più domande in realtà. Quindi comunque ringrazio tutti gli intervenuti e tutti voi per la partecipazione a questo evento, e vi ricordo appunto i canali che vi abbiamo riportato sia nella chat e sia nella slide conclusiva dell'intervento di Camilla e Patrizia, in cui trovate tutti i contatti per ricevere supporto per partecipare a questo bando, e vi auguro una buonissima giornata e a presto.